Buongiorno! È tanto che non faccio più un video e quindi ho detto: cavolo, stamattina c'è il sole, non c'è quasi più il grigio Piemonte, sono una leggera velatura di nuvole a pecorelle e ho pensato allora di farvi rivedere il mio balconcino. Ci sono un po' di foglie gialle, secondo me perché ho esagerato con l'olio di neem, ma la cavolaia almeno è scomparsa. Stanno nascendo, vabbè, sono piccolini. Stanno crescendo comunque. Aspettate, i primi cavoletti di Bruxelles. Qua appunto. Ciao signora Genesa. Le fragole autunnali, nel senso che stanno prendendo il colore dell'autunno. Le ultime bietoline. Là dietro un po' di menta. Oh, guardate i pomodori. Hanno ancora i fiori. Oggi è 16 novembre, siamo in Piemonte e fa freddo. Il mio cavolo ornamentale, la calli, come si chiama già? Calli carpa, perché vuol dire bel frutto, le mie calze anti-scivolo, le mie braghe a righe, la mia talea di rosmarino che ormai da un anno va avanti. Insomma, le solite cose, tanto ormai le conoscete, il mio puff. Quindi, sono qua, illuminata dal sole che spunta da est. Per ricordarvi che finalmente torna un corso interessantissimo sulle piante e la mitologia, le leggende legate ad alcune piante che usiamo in orto e alcune aromatiche che usiamo in orto e anche intorno ad alcuni cereali. Quindi, giovedì 18 novembre, scusate, alle ore 21 ci troviamo su Zoom per parlare di giardini nel tempo, giardini degli dei, giardini degli uomini e per parlare appunto delle leggende e delle tradizioni legate alle piante. Poi invece giovedì 25 parleremo di tutti i segni astrologici, sì, dei segni astrologici e parleremo dei pianeti collegati naturalmente ai segni astrologici e parleremo delle energie collegate, scusate, delle piante legate alle energie di quei pianeti. Quindi, questo è l'inizio di un corso bellissimo che sto preparando con Claudio. La parola di questi giorni è alleanze. E quindi ho pensato, perché non allearsi con persone che fanno cose bellissime come lo sto facendo io, come sta facendo tanta altra gente? E quindi con Claudio prepareremo poi un modulo di formazione per fare design in orto, ma fare orti energetici. Anzi, come mi piace chiamarli io, giardini armonici. Poi il 2, il 9, il 16, il 23, la tabellina del 9, ma del 9, la tabellina del 7, vabbè, non importa, 2, 9, matematica non è più il mio forte. 2, 9, 16, 23, che cosa faremo? Andremo a parlare appunto dell'orto giardino dell'anima, la progettazione di giardini armonici, ma basandoci non tanto sul design in quel caso lì, ma sull'obiettivo e quindi sull'aspetto educativo, pedagogico e sull'obiettivo che vogliamo raggiungere, un obiettivo sociale, un obiettivo didattico, un obiettivo educativo, un obiettivo terapeutico. Questo per mettere a frutto l'esperienza mia dei miei ultimi 7 anni di lavoro come pedagogista, come permacultrice, come piccola permacultrice dell'anima. Quindi detto ciò, vi lascio e vado a lavorare. Un bacio!